Eccomi qua. Andiamo un po'. Ciao. Ciao, come va? Ecco, ho visto che il microfono mi funziona perché avevo fatto, spengo qua l'audio, perché avevo fatto in questi giorni, anzi tempo fa, una live. E col microfono spento. Faccio questa sorpresiva live. Bene, ti si vede a metà? Eh sì, perché sto cellulare, eccomi qua, eccomi qua. Con sto cellulare, come potete vedere, non solo c'ho la bandiera dell'Ucraina, ma anche c'ho un rosario, un japamala buddista dello stesso colore della bandiera dell'Ucraina. Faccio questo live improvvisato per stare con tutte e tutti voi e lo faccio dal mio vecchio cellulare vecchissimo e quindi la risoluzione è altissima, però faccio del mio meglio e vi ringrazio a tutte e tutti voi di essere qua con me, perché mi sono stancato di fare delle premiere e allora volevo fare una live e vedo che nel computer si vede meglio che nel cellulare il video, perché con questa mia vecchia webcamera, però grazie a Restream riesco a. Ciao, ciao Gabriele Ferrone. Ciao Gabriele Ferrone, grazie. Grazie di seguirmi dalla piattaforma, dal social, dalla F blu. Perché ho saputo che sulla piattaforma dall'icona rosso non si possono pronunciare altre piattaforme, almeno così mi hanno detto. E poi vediamo che messaggio mettere. Vediamo che messaggio mettere come. Canale. Ah. Scusate. Ecco. Ecco, abbonati.
al mio canale Santen Chan, mi aiuterai ad andare avanti. Allora, ciao a tutti. Ho fatto prove di video shorts. Benissimo, Trinity. Complimenti. Poi le andrò a vedere. Allora, vi dicevo, ho messo abbonati al mio canale Santen Chan, mi aiuterai ad andare avanti. Sotto molti video, anche dal computer, si vede un bottone che dice grazie a forma di cuore. Se ci fate clic, mi pagate in un'unica soluzione e in questo modo voi mi aiuterete, mi finanzierete, perché io ho delle spese di internet, di questo, non vorrei, ma ecco qua, ho fatto prove di video shorts. Allora, vedo che siamo già avanti, sono rimasti due spettatori, però qua mi dice 5 e quindi non so se siamo in 3, adesso dice 3, in 5. Quanti siete? Di che cosa vorreste che io parli? Perché è tardi e la notte è piccola per noi, ma anche sta bene la giacca del pigiama nella porta. Ma come vedete io sono pieno di libri, poi c'ho anche, non è vero, il girafino che sta lì. Voi decidete di che cosa volete che io parli adesso, che io vi parli, ditemi pure. Mia madre mi ha promesso che mi faceva un regalo e io non so che cosa farmi regalare, anche perché non abbiamo molti soldi. Un tablet sarebbe buttare via i soldi, un nuovo cellulare, ma io ho questo cellulare che ho preso nel 2021, a luglio 2021, questo cellulare, il Moto E7 E-Power. Se avessi avuto del denaro addizionale avrei comprato o un Motorola molto più caro o un Samsung, ma ho questo. Poi fino a poco tempo fa mi sono filmato con questo, che non può fare le live perché ha il sistema S40, è un Nokia Asha 302, 3,2 megapixel, 640x480. E poi a fine 2015 mia madre mi ha comprato un Motorola Moto X seconda generazione, quindi di cellulari ne ho 3 che funzionano e che possono filmare. Poi c'ho una camera compatta, una Sony, e quindi non so che cosa farmi regalare. Vabbè, io ho ascoltato in questi giorni molti video di un avvocato, che non mi ricordo come si chiama, che parla fra le altre cose della guerra che ha scatenato Putin in Ucraina. E veramente le cose ne ho ascoltate, di tutti gli errori che ha fatto Putin. È veramente cose mostruose. Vediamo un po' qua. Aspettate un momento, qua si è congelata l'immagine o sono io che mi sono congelato? Questo cellulare che dovrò prima o poi cambiare.
Allora, che mi raccontate di bello? Qua ci sono molte persone in chat. Mi tarda sempre un mucchio di tempo. E dicevo, l'importanza della meditazione. Io in questi giorni volevo fare un video sull'importanza della meditazione, perché libera la mente, e purtroppo invece ho iniziato tardi, da più di una mezz'ora che avrei voluto iniziare questa live. Ecco, vediamo un po', adesso parte qua che... Attualizzare programmi, no? Perché sempre tutte le attualizzazioni saltano fuori quando uno ha bisogno un po' di stare in pace. E cavolo. Allora, comunque ho fatto prove di shorts, va bene. Adesso mi è rimasto solo uno spettatore, evidentemente perché non parlavo. E dicevo, la meditazione è l'arte di conciliare con se stessi, l'arte di stare in pace, diciamo di raggiungere stati di coscienza. Qua c'è una scritta. Ecco qua, vediamo un po'. Ah, ecco questo che devo. Non so perché dice. Mannaggia, dopo devo cambiare. Devo cambiare tutto. Dice buon anno nuovo. Non so come possa essere questa cosa qua. Comunque mettiamo nella comunità. Salva, preferiti e domande e risposte. Duplica. Scusate che faccio tutto questo in diretta, direttissima. Poi c'è chi mi dice fai delle live molto strane e purtroppo faccio quello che posso. Purtroppo faccio quello che posso. Playlist create, vediamo un po'. Faccio pazzie e lo so, e sì, purtroppo sì. Allora vediamo. Dal vivo, dopo metterò i sottotitoli in 130 idiomi, tanto vediamo se pubblico così
in community i miei amici vengono a sapere che sto in live. Ecco qua, vediamo un po' di modificare, perché non mi piace come vabbè, ho capito, tanto lo devo correggere in metadata dopo. Allora, dicevo, ultimamente ho letto, sto leggendo questo libro che ho letto negli anni 90. Questo libro qua di Elemire Zolla. Uscite dal mondo. E ve lo raccomando, leggetelo, se lo riuscite a trovare compratelo. Non so se voi leggete libri digitali o cartacei. Questo è stato pubblicato, questo titolo, dalla Biblioteca Delphi, numero 247. Elemire Zolla, mi raccomando. Poi magari, se non lo trovate nuovo, compratelo usato. Perché veramente la lettura ti aiuta a migliorarti, a trovare migliori forme di esprimerti e poi anche di uscire, di evadere dal mondo, di entrare in un mondo migliore, per evadere un po' da tutta questa tristezza, da tutte queste notizie funebri che ci circondano ogni volta. E bisogna leggere, bisogna alimentare il nostro cervello, perché ci occupiamo della nostra salute, ci preoccupiamo del nostro corpo, di vestirlo, ci preoccupiamo dell'alimentazione, ma non ci preoccupiamo di nutrire il cervello anche con le letture, perché le letture veramente ci aiutano a crescere interiormente e poi a relazionarci meglio, perché se impariamo a utilizzare meglio le parole e le frasi, poi ci sappiamo esprimere e poi nessuno magari ci può governare, ci può. Qua vediamo un po' com'è che ciao a tutti, vediamo la chat che non scorre. Ecco, io intanto c'ho 4 spettatori, vediamo di dove sono, vediamo un po', e 3 dalla piattaforma rossa e 1 dalla piattaforma viola. Ciao chi mi segue dalla piattaforma viola, mi raccomando, chiama altri 2 o 3 amici e partecipa nella chat, che sai che mi conviene avere molte persone dalla piattaforma viola. Io spero che l'audio si ascolti, perché mi devo mettere lontano. Comunque, perunque, come dire, io non so perché la gente continui. Questo è una data l'ora della notte, è un video che faccio così. Continui a seguire il calcio, nonostante il calcio mercato,
Calciopoli, che c'è stata una Tangentopoli nel calcio, nonostante che i giocatori di una squadra narcotizzassero i propri compagni di gioco per alterare i risultati, tutta la corruzione che c'è stato, quello è passato ormai, non frega, non importa più nulla a nessuno, e invece le persone continuano a seguire il calcio come se nulla fosse, veramente. Non importa quello che c'è stato, diciamo, di corrotto nel calcio, non importa sapere magari che i risultati possano essere adulterati, alterati, un po' come questo concorso musicale nel quale ha vinto la banda musicale, il complesso di Ucraina, che si sa che è stata più che altro una vincita strumentalizzata politica per dare animo agli ucrainiani che non una vincita musicale. A parte che io Sanremo non l'ho mai seguito, l'Euro Festival non l'ho mai seguito, tutte queste cose non mi sono mai interessate. Comunque, diviso che dietro questo risultato ci possano essere degli interessi più geopolitici che non altro. D'altra parte, i russi, in quanto invasori dell'Ucraina, non sono potuti partecipare, e mi sembra anche giusto che sia così. Voglio dire, chi la fa l'aspetti, e chi non la fa gutalaz forte, e quindi loro non sono potuti partecipare. Poi c'è uno sfasamento da un dispositivo all'altro, qua mi dice che mi seguono in quattro, lì nel computer mi dice che mi seguono in tre, non so perché. Comunque, vabbè. Ah, ecco, adesso vediamo un po' di mettere bene il titolo. Io dicevo, forse sarà una cosa, un'idea mia, ma per me è stato un contest politicizzato. Non so che ne pensate voi. Ecco qua dettagli del video. Track. Allora, andiamo. Uniti cresce, cresci. E poi ecco qua, ho dovuto fare così. Data di registrazione oggi, chiaramente. Ah, il sabato ci sarà una mia un mio tutorial, una mia premiere. Sabato ci sarà una mia premiere, qua non c'è che quante cose che devo fare, non ne faccio nessuna. E
sono scordato dei ecco qua finalmente. Senti, poi dovrò mettere a personalizzazione chat dal vivo, chiunque, riproduzione dal vivo, salvate le modifiche e vediamo se tutto va bene. Ho modificato il video in corso, corso Sempione. Ecco qua. Live video uniti, si vedono questi hashtag. Allora adesso siamo in pratica, io mi scordo sempre a quest'ora di chiudere le finestre. Siamo adesso in 5, in 6. Vi ringrazio di partecipare e adesso ritorno. Non ve ne andate, intanto sto qua che vi parlo. Dicevo, la settimana vola, la settimana se ne va. La gente mi guarda dentro casa. Io sto sempre tutto aperto. E giusto quando c'avevo tanti spettatori mi metto a chiudere la casa. Allora, ho perso due persone che mi seguivano, chissà da dove mi seguivano. Ecco qua, c'è sempre. Ah, bene, salve caro amico, c'è una persona, Alessandro Arcangeli, ciao. Ti trovo bene, sano, visto che a colazione sei salutista. Ah, grazie, sono ritornate le 5 persone che da molto tempo che non ti sentivo, Alessandro Arcangeli. Come sta Mario Circello? Ormai non si vede più. C'hai delle notizie riguardo Mario Circello? Alessandro Arcangeli? Sì, ogni tanto faccio delle colazioni e mi filmo, ma ultimamente non lo faccio più. Ho fatto dei tutorial di gastronomia casareccia e ti ricordo che questo sabato alle 17:35 uscirà un mio video tutorial di gastronomia casareccia. Come sta Mario Circello? Perché non fa più video in YouTube? Adesso vengo e mi sono conquistato altri 5 spettatori e purtroppo devo chiudere le finestre della casa a quest'ora, immaginatevi voi. Vengo e
Scusate, scusate, namaste, namaste, mi avete aspettato, che gentili che siete, ci avrò messo 2 o 3 minuti, purtroppo è così, mi sono scordato le finestre aperte, io inizio a fare la live e non penso più a nulla. Mario, lo trovi tutti i giorni solo su Twitter, su Facebook e YouTube è sparito da tanto. Ha cambiato casa e non è più da solo, ma credo in condominio e probabilmente è impossibile a fare live. Sì, per fare colazione sono abbastanza salutista, non so, faccio il possibile. Allora vi ringrazio molto di avermi aspettato, di essere stati online, voi 5 che mi seguite. Se qualcuno mi segue dalla piattaforma Viola, lo invito a che chatti e soprattutto che inviti altre persone. E poi, come vediamo, mi seguono in WooContact e vediamo ciao come si dice private ciao cari amici e buon fine settimana. Privet moi, vediamo un po' che ve lo faccio sentire perché io non sono capace a Привет, мои дорогие друзья и хороших выходных. C'era эко. Привет, мои дорогие друзья и хороших выходных. Ecco qua, adesso avete sentito. Привет, мои дорогие друзья и хороших выходных. Ecco, cari amici e care amiche. Vi auguro un buon fine settimana, poi vediamo invece se voi siete dell'Ucraina. Привіт, мої дорогі друзі, та гарних вихідних. Привіт, мої дорогі друзі, та гарних вихідних. Привіт, мої дорогі друзі, та гарних вихідних. Sto facendo dei saluti internazionali, non so. Привіт, мої дорогі друзі, і хороших вихідних. Привет, мои дорогие друзья и хороших выходных. Adesso mi seguite un totale di 7 persone. Mi dispiace perché io seguivo le live con il avevo tanto con il Samsung Galaxy Yung 5360 come con il Motorola Moto X seconda generazione, che in pratica gli scaricavo le batterie a zero perché Mario Circello faceva delle live che finivano così tardi. Come stai?
Ecco qua. Ciao Anna Toscana. Ciao. Io spero che tu stai bene, ovviamente. Grazie di essere. Non so se tu vieni o te ne vai, però ti ringrazio di avermi seguito, di essere stata con me. E poi un momento che devo guardare una cosa. E come dire, la meditazione è una cosa molto molto importante. Abbiamo iniziato con la meditazione. Tutto questo dramma della guerra che mi angoscia. Ah, sei venuta ora. Grazie, carissima amica mia, carissima Anna. Grazie di seguirmi. Allora, benvenuta tu sia e mi raccomando, spero che tu ti trovi bene. Fammelo sapere come stai. C'è un canale, un. Ti ricordi quella volta da Circello che spammasti troppo il tuo canale e Mario ti riprese? Sì, si fece un'arrabbiata. Vediamo un po', vediamo. Di trovare quel video. Vediamo un po', ecco qua. Sta qua il video. Sta qua, l'ho salvato. Ho salvato quel frammento perché quel giorno, come tu saprai, Alessandro Arcangeli. Quindi guardate questo video che io metto il link. Quel giorno lui ha fatto solo 18 minuti di video perché in pratica neanche aveva iniziato. Ha lasciato il video. Acceso la live accesa e se n'è andato al bagno, non so dove, se guardava Sanremo nella tele, e poi è ritornato, si è messo a leggere i messaggi della chat. Quindi, cara Anna, se vuoi vedere un video divertente, guarda quando potrai, nel link che ho appena messo e vedrai il nostro amico Mario Circello in una divertente performance che veramente si arrabbia di brutto e chiude la live che era appena iniziata da 18 minuti, 20, 25 minuti, però lui in pratica assiste solo in quel momento, si mette a salutare tutti, a leggere le live perché la chat in live, perché lui deve sapere, cara Anna, che solo accendeva la webcamera e si metteva davanti dopo 5-10 minuti. Poi si accendeva una sigaretta, faceva con calma, non faceva le live per fare visuals, ma grazie a te, Anna, lui si metteva a fumare una sigaretta, a leggere la chat, poi rispondeva con calma, poi faceva delle live di 6, 8, 12 ore, quando ancora c'era Google Plus e lui attraverso gli Hangout di Google faceva le live che poi salvava in YouTube, come anche io facevo in quel periodo. E quindi poi parlava di tutto quello che gli veniva a mente, a volte il titolo non aveva nulla a che fare con quello che voleva comunicare. Però parlava torrenzialmente.
e in una di quelle lui si ingrifa, perché insomma bisogna vedere quel video che io ho messo in questa chat il link, perché è veramente unico ed è veramente divertente e non si può spiegare a parole, bisogna guardarlo, bisogna. Quindi se volete guardare qualcosa di divertente che non è un mio video, dovete qua di lato, che grazie a Restream si evidenzia la chat, dovete andare a in questo canale dall'icono rosso alla chat e fare clic sul link che ho messo io. Ne vedrete delle belle, ne vedrete, capito? Ne vedrete bellissime, ne vedrete, perché veramente dà sfoggio di essere veramente quasi molto molto alterato. Allora, forse questa è un'ora ideale, perché c'ho abbastanza concorrenti in questa mia live, anche se è per quello che c'è il monitor mi dice 4 e il cellulare mi dice 6, perché due persone non mi seguono dalla rete sociale dall'icono rosso, ma da altre, dalla F blu e da, adesso si è ridotto, mi sembra ridotto a 6, dall'icono viola e dalla VVK, due persone. Quindi tutti gli altri mi seguono, tutti gli altri 4 da l'icono rosso. Questo lo dico perché a volte le varie piattaforme si fanno così tanta concorrenza tra di loro che se le menzioni non so che può succedere. Vi ricordo ancora una volta, e non mi stancherò di dirlo, che se trovate il bottone grazie vicino a condividi, fate clic e con una sola donazione supporterete la mia attività. Se invece volete supportare il canale, allora abbonatevi, mi farete un gran favore, e poi farò dei video su petizione, perché in questo modo io avrò, se voi vi abbonate al mio canale, molto più tempo a disposizione e anche molto dipende, magari molto denaro no, ma potrò rinnovare il mio materiale tecnologico, pagare una migliore connessione internet e fare dei video a petizione, perché li potrò fare con più allora Alessandro, un saluto anche a te, ciao ciao. Allora vediamo un po' qua, bisogna, perché ciao carissima amica mia e buon fine settimana. Allora, ciao carissima amica mia e buon fine settimana. Buona notte e sogni d'oro. Allora, vediamo un po' di San, lo segui Matteo Montesi? Sì, lo seguo. Lo seguo, ho dedicato dei video a Matteo Montesi. Cerca, c'ho una lista di produzione solo di Matteo Montesi. Quindi vediamo un po' che qua.
quando cerco una cosa non la trovo, quando non la cerco e dov'è la lista di riproduzione, perché mi piacerebbe darla qua, per esempio, e non la trovo. È impossibile. Vediamo a qua playlist. Allora, innanzitutto questa è una lista. Grazie cara amica. Ah, mira, guarda, c'è sul sito Viola. Questa è una lista di riproduzione per abbonati. Se vi volete abbonare potete vedere questi video. E poi vediamo, ecco qua la lista di riproduzione che ho sui video e i podcast che ho fatto su Matteo Montesi. Ecco qua, questo è il link, quest'altro secondo link è sui video di Matteo Montesi. Quindi guardate queste due playlist che ho lasciato il link qua. Io ho fatto proprio tanto con Spreaker, che ho salvato gli episodi podcast nel mio canale di YouTube, come dei video che ho fatto in YouTube con un tablet, uno molto economico che adesso non funziona più da anni, che c'aveva Android 2.3.6, filmava malissimo, e io ho fatto dei video anche con quel tablet su Matteo Montesi. E quindi andate a vedere che io ho girato molto su Matteo Montesi. Ho girato molto, vediamo. Ho girato molti video. Vabbè, vi ho messo la lista di riproduzione perché in questo modo voi potete andare a vedere direttamente i video che volete. E quindi vabbè, grazie Anna Toscana, grazie. Il primo link è per una playlist di video che ho messo a pagamento per gli abbonati. Invece la seconda playlist è gratuita, aperta, ed è su Matteo Montesi. Che penso di Matteo Montesi? Lo seguivo molto, soprattutto all'inizio, quando faceva dei video corti intendo di 20, 30, 40 minuti. Lo seguivo verso il 2010, 2011, 2013. Poi ho iniziato a fare dei video sempre più larghi, dove cavoleggiava, e alla fine li faceva troppo larghi, 8-12 ore. E poi alla fine non mi piaceva, perché non so, è passato troppo a essere troppo religioso, troppo fissato sulla religione, capito? E vediamo un po'. Ah, c'è un amico che mi scrive. Vediamo, io qua non riesco a avere vediamo se riesco. No, non riesco, vediamo un po' qua. Non mi scrive una persona e io devo mi scrive da VK
e non so che cosa scrive, perché non conosco se è russo, se Anna Toscana. Tu mi puoi tradurre che cosa dice il nostro amico Nicolai Vagin? Nicolai Vagin, mi sembra un po' sospettoso. Mi sembra che è qualcuno che conosco che mi sta trollando, non so, però in ogni caso, caro Nicolai Vagin, perché il cognome che è un po' sospettoso, non sembra né ucraino né russo. Comunque, forse mi sbaglio. Ti faccio ascoltare Мои дорогие друзья и хороших выходных. e se sei ucraino, Привіт, мої дорогі друзі та гарних вихідних. Привіт, мої дорогі друзі та гарних вихідних. Привіт, мої дорогі друзі і хороших вихідних. ecco, ti ho fatto gli auguri tanto tanto in russo come in ucraino. Dearest friend Nikolai Vagin, thank you for following me and have a good weekend. Allora, che dire, eravamo partiti dalla meditazione, dall'importanza della meditazione, e poi ci ritroviamo a parlare di varie cose. Ah, benissimo. Ha detto buon fine settimana, tutto ok. Bene, bene, allora ma l'ha detto in russo o in ucraino, cara amica Anna? Sono molto belli i suoi video a Cuba. 4 video da 9 ore l'uno. Sì. Ah, ha fatto dei video. Benissimo. Allora, ah, bene, russo. Bene, allora, dearest friend Nikolai Vagin. Мои дорогие друзья и хороших выходных. Thank you for following me, Nikolai Vagin. Questa è la riprova che non tutti i russi stanno contro l'Ucraina, perché altrimenti chi seguirebbe uno sconosciuto che c'ha la bandiera di fondo che ha messo? Evidentemente. Che poi bisogna dire che Putin si è circondato da consulenti che lo hanno saputo poco consigliare o quasi per nulla, e questo mi fa ricordare una cosa del passato. Certo, le cose cambiano, non ritornano, ma le cose, diciamo, che sono di cattiva ispirazione rimangono sempre. Un cattivo consigliere per l'ultimo zar è stato questo signore qua, Rasputin. È stato un cattivo consigliere perché lui era un monaco, un religioso della parte più periferica e povera dell'impero russo, dell'impero zarista. Ed è riuscito con una serie di stratagemmi ad arrivare fino alla corte dello zar. Capito?
riuscito ad arrivare fino alla corte dello zar, ma non era molto erudito, era soltanto un uomo di fede, un uomo di fede ortodossa, molto conservatore, molto all'antica, anche se era giovane, e poi apparteneva a una setta che dovevano compiere degli eccessi per potersi pentire veramente, perché solo i peccatori si possono pentire. Ecco, e lui ha consigliato male l'ultimo zar e gli ha consigliato di chiudersi al mondo, di chiudersi al progresso e alla modernità, invece di aprirsi alla modernità. E quindi si sarebbe potuto salvare lo zar, si sarebbe potuto salvare se avesse fatto una monarchia costituzionale, cioè parlamentare, come ha fatto Carlo Magno con la Magna Carta. Invece no, quest'uomo, che dicono si occupasse anche di esoterismo e di occultismo e di misticismo, ha garantito che fallisse la monarchia con una totale chiusura mentale dello zar. Ed è interessante, cari amiche ed amici, come c'è un parallelismo con un altro esoterista, che è stato al servizio di Juan Domingo Perón, e si tratta di López Rega, che occupava la gerarchia minima della polizia. Dopo essere voluto diventare cantante, è andato anche a Broadway a cantare, ma lui si occupava di esoterismo e occultismo ed è riuscito a avvicinarsi alla Casa Rosada, in pratica diventare il segretario personale di Juan Domingo Perón. È stato uno di quelli che hanno fondato la AAA, cioè l'equivalente del gladio argentino, soltanto che loro mettevano bombe, facevano attentati, facevano versione nera, in pratica quello che ha fatto Licio Gelli. Infatti López Rega era amico di Licio Gelli, che anche lui si occupava di magia, di esoterismo, di occultismo. Assieme a Licio Gelli hanno fatto ritornare dall'esilio Juan Domingo Perón. Come vedete, qua sta nel palco assieme a Isabelita e a Juan Domingo Perón. Isabelita, la terza moglie di Perón. Ecco qua. Anche lui ha portato al fracasso un paese come Rasputin, perché era inetto, aveva soltanto voglia di arrivare al potere, López Rega, che è questo signore qua. Così come Rasputin ha conosciuto l'ultimo zar, ed è stato veramente l'ultimo zar che è esistito, perché grazie ai suoi dissennati consigli è caduta la monarchia dei Romanov, la dinastia dei Romanov, dell'ultimo zar, perché era oscurantista, non era un politologo, non era uno statista. E così anche questo López Rega, nato nel Riachuelo, nelle sponde del Rio della Plata, e ha saputo consigliare malissimo il generale Juan Domingo Perón e lo ha mandato a Marimengo. Capito? E quindi questi consiglieri che adesso c'ha il Putin sono dei piccoli Rasputin. Non so se afferrate il gioco di parole. Putin ha dei consiglieri che sono dei piccoli Rasputin, perché lo consigliano male, poi lo consigliano come lui vuole ascoltare,
che è anche peggio. Vabbè, non vado a riporre i libri, se no vedo che ogni volta che mi allontano calano gli ascolti. Qua poi c'ho l'antivirus che ogni tanto salta e mi dice rinnuovalo, 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 ma io non rinnuovo nulla, ma che lo rinnuovo mentre sto a fare una live. E allora, come dire, da chi si è fatto circondare Vladimir Putin? Da persone ossequiose, da persone che hanno interessi nel farsi appoggiare, nell'appoggiarlo, tutti questi oligarchi che non gli dicono mai di no, non gli dicono, perché lui deve essere assecondato sempre. E però lo consigliano male. D'altra parte, non dovevano entrare in guerra i russi. Non ci scordiamo che già hanno avuto degli embarghi, già dall'epoca di Barack Obama, degli embarghi. Uno dice, ma ci avevano tutto. L'ambenedetto XVI andava per i supermercati di Mosca dicendo, qua si trovano i prodotti venuti dall'estero, di tutto e di più. Ma non è quello il problema. Il problema è che non avevano accesso alla componentistica elettronica. Allora, dipendono molto da delle bombe e dei missili che funzionano per inerzia. Cioè, una volta sparati o lanciati, cadono dove cadono. Do coio coio. Invece, gli alleati hanno saputo riciclare le bombe inerti e i missili inerti e i colpi di mortaio inerti, mettendogli dei dispositivi GPS e anche delle filmatrici intelligenti per poter guidare i colpi anche in caduta libera, i proiettili. E allora non hanno potuto rinnovare i colpi. C'hanno dei carri armati magari molto moderni i russi, ma non gli possono mettere l'equipaggiamento che dovrebbero mettergli per l'embargo tecnologico che stanno soffrendo quasi da 10 anni, cioè dal 2014 o anche prima, dal 2010. C'hanno degli aerei che potrebbero volare stratosfericamente, ma volano quasi raso al suolo. Perché? Perché per colpire l'avversario con delle bombe inerti che sono del secolo scorso, già di questo secolo tutto è teleguidato. Tutto c'è, il Bluetooth, il WiFi, il GPS. Cioè, ci sono delle bombe che hanno riacondizionato gli americani, che ti scattano la fotografia del bersaglio, anche se sono delle bombe convenzionali, e poi si guidano con gli alettoni in caduta libera senza avere propulsione, ma con il GPS. Quindi incontrano il bersaglio che devono colpire, magari con un grado di errore di 10-20 metri. Invece i Sukhoi di ultima generazione russi, che potrebbero sparare bombe intelligenti e razzi e missili intelligenti e anche mitragliare in forma intelligente già a decine di chilometri di distanza, si devono avvicinare al suolo per lanciare delle bombe inerti, e quindi sono facili preda della contraerea, addirittura di missili terra-aria. Veramente una disorganizzazione brutale. Non si sa ancora come mai stanno riuscendo a combattere, perché mi sembra che lo stesso che è successo alla Germania di Adolf Hitler, dove continuavano a combattere, ma ormai era più una resistenza inutile, si dovevano rendere subito, invece hanno continuato a combattere per 3 o 4 anni, così, con la convinzione che si sarebbe potuto revertire il risultato finale della guerra. Invece li hanno spappolati, li hanno schiacciati a tutto il Terzo Reich. E così Putin ha preso delle cattive scelte: innanzitutto iniziare questo conflitto in grande scala,
E poi iniziarlo con mezzi non attualizzati o con munizioni non attualizzate nel peggiore dei casi, perché una cosa è avere degli aerei vecchi con munizioni vecchie, un'altra cosa è avere anche degli aerei nuovi con munizioni vecchie. In questo caso non servono a nulla gli aerei, perché devono sparare con delle bombe di fine anni 80-90 e gli aerei sono del 2010. Cioè, è un controsenso. Poi bisogna vedere la Cina fino a quanto può supportare e può sopportare l'azionare russo, perché si stanno stancando. Loro dipendono dal commercio con Occidente, per il denaro, ma anche per le materie prime e i prodotti che comprano. Invece i russi non hanno nient'altro da offrire che le commodity, cioè i prodotti, la materia prima, come anche Ucraina, cioè grano, cereali, olio di semi, petrolio, gas. Non hanno un'industrializzazione forte, perché Putin ha preferito privilegiare la vendita di idrocarburi anche per condizionare Europa commercialmente, oltre che politicamente, piuttosto che avviare un'industrializzazione massiva del paese. D'altra parte, agli oligarchi che appoggiavano Putin non conveniva l'industrializzazione perché gli toglieva potere. E in questo modo, non si sono modernizzati e ne ha risentito anche l'industria dell'armamento. L'Europa prima o poi riuscirà a evadere la sua dipendenza energetica dalla Russia. Ma la Russia non potrà mai evadere la dipendenza economica dall'Europa. Se il giorno di domani tagliamo con il gas e il petrolio russo, i russi che fanno? Non credo che i cinesi vogliano continuare a commercializzare con i russi a cambio soltanto del petrolio e del gas, quando ai cinesi il petrolio e il gas gli serve basicamente per fabbricare i prodotti di consumo di cui necessita Occidente. Se la Russia avesse un'economia realmente forte, allora sì, la Russia e l'India sarebbero dei partner ideali e rimarrebbero isolati, un'autarchia formata da Russia, Cina e India. Però il BRIC è fallito. Brasile, Russia, Cina, India non si è sviluppato molto. Allora i cinesi preferiscono rimanere in contatto con l'Occidente perché sono più neoliberali che gli Stati Uniti e stanno crescendo grazie all'Occidente, piuttosto che rimanere isolati insieme ai russi. Quindi la luna di miele fra Russia e Cina può durare poco. Ancora continuano a commercializzare magari armi a cambio di petrolio. Però non è detto che duri per sempre. Aspetta, un momento che devo scrivere. Ecco qua.
Ecco, io ho fatto una sintesi di quello che ho ascoltato. Fatto una sintesi di quello che ho ascoltato da questo avvocato che parla sempre dell'Ucraina e del conflitto russo. Poi non so, magari adesso stacco, perché vedo che mi seguite in quattro, però soltanto due dalla piattaforma Viola, uno dalla piattaforma VK e uno dalla piattaforma Viola, sì, e due dalla piattaforma Rossa. Da un momento a un altro qua succede che devo staccare, insomma. Anzi, adesso, proprio adesso, se non vi spiace, vi saluto, vi ringrazio di avermi ascoltato, di essere stati con me. Привет, мои дорогие друзья и хороших выходных! Грация мille, cara Anna. Привет, мои дорогие друзья та гарних выходных! Capito, Anna? Привет, мои дорогие друзья та гарних выходных! Non so se si sente. Ciao.